All'interno della poetica di Alberto Masala, fin dalla silogia del 1996 intitolata Ab Angelo, prevale la percezione di un destino esistenziale in cui, sono suoi versi, siamo privati dell'umana percezione o siamo indifferenti in lontananza. Da questa presa di coscienza della natura insondabilmente precaria dell'umanità sorge per Masala la necessità di ricrearsi una lingua che sappia compiutamente dire dell'assenza stessa nella lontananza, una lingua che sappia darsi alla significazione come universale concreto. E da questa intima necessità comunicativa sorge la peculiare dialogicità di Alberto Masala, la quale si esplica attraverso una sperimentazione linguistica pluristratificata e plurisignificante. Masala è sardo, di origine lugodorese, ma trapiantato a Bologna da almeno 30 anni. Ha vissuto anche in Francia, a Venezia, a Berlino, a Istanbul. Esperienze che gli hanno permesso di elaborare una vera e propria commistione di lingue e registri, perseguiti sull'onda del mistilinguismo, per meglio specificare, della commutazione di codice, intesa come cambiamento di lingua all'interno del medesimo discorso, un code switching come impianto di un livello comunicativo alternativo che si insedia nel nucleo metaforico del linguaggio. E questo è evidente anche, per esempio, in Ditemi dov'è in vendita la poesia, una silogia risalente al 97 che polemizza contro il dibattito poetico coevo, soprattutto quello di ambiente bolognese, e più estesamente contro il mondo culturale in toto, a cui Masala non sente di appartenere, in un forte disagio artistico ed esistenziale riguardo alle tematiche letterarie dell'Occidente, perché lui in quell'occasione, alla notizia di una strage avvenuta nel Chiapas, prontamente dimenticata dai media, si ribella e si chiede quale sia la reale funzione della poesia oggi e dei poeti. La polemica contro la comunità poetica ottusa e dormiente di fronte al sangue versato in altri luoghi del mondo, contro la comunità culturale chiusa nella coltivazione del proprio orto, è feroce e sferzante. E questo è l'elemento dell'impegno civile, sempre presente nella poesia di Masala, che però, un impegno civile perseguito attraverso una poesia che non si arrende all'immediata trasparenza del messaggio, che non soggiace al facile codice comunicativo dell'imboccamento pedagogico e ostensivo. Perché Masala è contro l'autocelebrazione della cultura occidentale che si crogiola di sé in se stessa, attraverso questa politicizzazione ostentata e ricorrente, ricolma di eccessivo ideologismo. È una miseria etica dell'arte, questa, per Masala. E quindi questa miseria etica può essere esplicitata in due modi, o attraverso un eccessivo mostrarsi narcisistico o attraverso il silenzio stesso dei poeti. In questo senso, il mistilinguismo masaliano, che è un elemento fondamentale del suo stile, viene spiegato dal diretto interessato in una nota apposta a Ditemi dove è in vendita la poesia, in questi termini, sono parole di Masala. Essendo sardo, quindi di altra lingua e cultura, vorrei che non mi si chiedesse di essere soffocato da forme che mi appartengono solo da un punto di vista burocratico. Comunque ancora, come già faccio da tempo, l'uso e la mescolanza di strumenti linguistici, italiano, francese, inglese, il castigliano, eccetera, sebbene io non li possegga, vuole essere un segnale etico, un'indicazione di scelta di campo e marginalmente anche estetico, come indizio di liberazione da sovrastrutture apparentemente necessarie per cercare di accedere alla bellezza che trasportano ritmi e suoni altri rispetto al lessico italiano ricorrente. Insomma, l'utilizzo dei prestiti nell'intenzione di Masala dalle lingue straniere è denuncia immessa alla berlina delle nostre idiosincrasie occidentali e del nostro servilismo coloniale, tanto sul piano culturale quanto sul piano economico. La pluristratificazione linguistica di cui stiamo parlando assume un senso maggiore se intendiamo Alberto Masala come un autore senza libri, cioè un poeta che ha da sempre affidato la propria dizione alla dimensione immediatamente comunicativa della parola poetica. Quindi una passione performativa fondamentalmente, che non si spiega del tutto senza comprendere la dimensione fortemente etica e civile della poesia masaliana, immediatamente comunicativa, il suo spirito di affronto e di denuncia, la sua indefessa irriducibilità e coerenza interna rispetto all'idea di un mondo interiore che non deve gettare la spugna, come si legge chiaramente nei suoi versi. La visione del poeta che si vuole adattare al mercimonio della letteratura e della vita facili, e
e si getta nella poesia del puro godimento, è quanto di più lontano dalla concezione del poeta che Masala possiede come poesia di impegno. Alberto Masala. Affermo che non si possono salvare con avverbi di tempo né di luogo le strade già percorse. Lentamente tutte scompariranno dal ricordo. Ora in questa poesia ne nominiamo la dimenticanza. Nego che un solo nome basti per contenere un'esistenza, anche piccola piccola, fosse pure di un microbo o di un verme. E depongo a favore del lettore invisibile che legge o ascolta la poesia, ma fa finta di niente e non cerca aggettivi per spiegarla. Tutelo con fermezza l'ascoltatore stanco, che tossisce, oppure si muove sulla sedia scomoda, come il senso balbettante che sta rosicchiando le parole. Queste parole. Dichiaro che la vita non è quella che sta scorrendo dentro questi versi. Volevo dire verbi, chiedo scusa. Attesto che è impossibile tradurla nelle stesse parole della vita. Infine giuro di non aver trasmesso ad alcuno dei figli né il singolare vizio di poesia né la pluralità delle sue forme. Questo lo giuro per la tranquillità di chi mi ascolta. E chiudo, lasciando un documento immaginario dove sono contenute tenui frasi d'amore ed intenso piacere. E alla fine, in fondo, tutte le indicazioni per tacere. Adesso vado. Ritornerò soltanto quando sarà vietato, finalmente, incarnare un pronome possessivo sia in testi che in letture di poesia.